prova? Sì, potrebbe andare. Allora, arriviamo a quello che probabilmente è l'ultimo argomento algoritmico del corso, e sono le simulazioni. Le simulazioni l'anno scorso ci siamo resi conto che non erano state particolarmente gradite dagli studenti, anzi erano molto spaventati. Riteniamo tuttavia che siano abbastanza importanti, cercheremo di farle più lentamente e direi che decisamente le metteremo negli esami. Quindi sappiate che una simulazione è una delle cose che vi può capitare in uno degli esami. Allora, per parlare del perché possono essere utili le simulazioni, probabilmente vale la pena di iniziare a parlare dell'analisi che talvolta viene chiamata what if. Voi vi troverete a dover prendere decisioni nella vostra vita lavorativa. Uno ci si aspetta da voi che voi siate in grado di prendere decisioni strategiche, quindi decidere se comportarvi in un certo modo oppure in un altro. Fare decisioni e scegliere quali strategie, decisioni, mosse tattiche, decidere quale strategia utilizzare. Per fare questo si può, facendo ricorso ai dadi o agli aruspici o a qualche altro sistema fantasioso, è fondamentale avere in testa una qualche idea di che cosa succede se voi fate o optate per una certa scelta, quindi essere in grado in qualche modo di valutare che cosa succederebbe comportandosi in un certo modo. Allora, dato il nostro sistema, se l'obiettivo è cercare di capire che cosa succede quando noi ci comportiamo in un certo modo, beh, il sistema più semplice, mettiamo semplice fra virgolette, è controllarlo sul sistema reale. Quindi io voglio sapere che cosa succederebbe se prendo ad esempio, dimezzo la dimensione delle mie bottigliette di bibita e vedere che cosa succede, come la prenderanno i miei clienti, lo faccio e vedo cosa succede. Questo chiaramente è il sistema più semplice, la maggior parte delle volte non è applicabile, da un lato perché ha costi eccessivi, dall'altro lato perché questo potrebbe portarmi a delle situazioni a cui io non posso più tornare indietro. Immaginate. Soltanto se non sto parlando di bottiglie di bibite, ma ad esempio voglio cercare di capire che cosa succede se io metto i medici o i centri di pronto intervento in una certa posizione, chiaramente se ho sbagliato i risultati potrebbero essere sgradevoli. Posso cercare di costruire un modello fisico che in qualche modo non è il modello vero, però in qualche modo mi permette di valutare che cosa succede, oppure posso costruire un modello matematico, un modello, diciamo, puramente che non ha una realtà fisica, e quindi posso costruire un modello del mio sistema. A questo punto, di fronte al modello, diciamo, logico in qualche modo, davanti al modello del mio sistema, ho di nuovo altre possibili scelte. Cosa posso fare? Posso analizzare questo modello da un punto di vista matematico, quindi posso, ad esempio, cercare di stabilire delle equazioni che descrivono il modello, oppure posso effettivamente provare a vedere come succede, cosa succede. E questo è quello che viene chiamato simulazione ed è esattamente quello di cui noi ci occuperemo, l'ultimo punto in basso a destra nella slide. Alcuni processi sono troppo complicati per poter utilizzare un modello matematico o talvolta i modelli che io riesco a costruire sono troppo astratti e non riescono a cogliere bene che cosa sta succedendo. Simulazione. Per simulazione si intende questa è la definizione di Shannon, e simulare
significa simulazione è il processo di costruire un modello di un sistema reale e di condurre degli esperimenti su questo modello con l'obiettivo di capire il comportamento o di valutare eventuali strategie all'interno di questo modello. Quindi questo è quello che noi intendiamo per simulazione. Costruzione di un modello e analisi e il condurre esperimenti su questo modello cercando di capire o di prevedere che cosa succede in alcuni casi. Bisogna notare che la simulazione è uno dei modi in assoluto più usati per prendere decisioni. Esistono una enormità, una pletora di diversi tool che ci possono aiutare per generare simulazioni e per eseguire simulazioni. Possiamo distinguere due tipi di simulazioni. Uno è in qualche modo un uso quasi descrittivo di quello che stiamo cercando di fare. Quindi noi vogliamo chiederci che cosa succede in alcuni casi. E quindi creiamo la situazione e poi andiamo a vedere effettivamente che cosa succede nel nostro modello. Abbiamo qualche speranza che quello che succede nel nostro modello sia non totalmente scorrelato con quello che succederebbe nella realtà, e questo ci permette di valutare alcuni elementi. Completamente diverso è quello di cercare di avere un modello che ci permette in qualche modo di suggerirci che cosa fare per ottenere alcuni risultati, ma questo è, devo dire, solitamente non realizzabile. Esempi in cui viene usata la simulazione, si può fare un elenco senza fine. Come io ho detto, noi cerchiamo di vedere la nostra la simulazione all'interno, almeno in questo corso, cerchiamo di vedere la simulazione per fare un'analisi di tipo what if. I passi sono questi. Io in qualche modo costruisco un modello del mio sistema. Quindi guardo il mio sistema reale, cerco di estrarre alcuni punti, mi faccio un'idea del mio sistema, costruisco un modello che rispecchia questi elementi che io ho identificato nel mio modello, quindi di nuovo del mio sistema, quindi di nuovo non ho nessuna certezza di aver fatto una cosa corretta. Il problema che il modello potrebbe non essere assolutamente affidabile è un problema grosso. Comunque, una volta che io ho il mio modello, questo modello è tendenzialmente troppo complicato per essere affrontato in modo matematico. Io non riesco a tirar fuori delle espressioni o delle formule che mi dicano che cosa succede nel mio modello, però sono in grado di effettivamente simularlo, quindi andare a costruire in qualche modo uno scenario e mettermi a vedere come il sistema reagisce di fronte a questo algoritmo. Eseguo la mia simulazione, ad esempio immaginatevi il problema del traffico. Io non riesco a tirare fuori delle leggi che spieghino esattamente quanto le varie strade di Torino sono occupate oppure no dalle macchine, intasate dalle macchine, però posso costruire un modello del mio sistema in cui ho qualche migliaio di automobiline e metto alcune condizioni iniziali, quindi in qualche modo decido il mio scenario e dopo di ciò faccio partire le automobiline. Ogni automobilista cerca nel suo piccolo di arrivare dal lavoro a casa e vado a vedere come funziona e come succede come funziona il sistema, che cosa sta succedendo. Questo è un tipico esempio di analisi attraverso una simulazione che può servirmi ad esempio in uno scenario, in un'analisi di what if. Io ad esempio mi dico, allora
metto un lavoro qui e rendo senso unico questa strada. Lancio la simulazione ci metterà un bel po' di tempo e alla fine vedo qual è stata la situazione del traffico. Il modello è complesso, non sono in grado di dire se io cambio questo per calcolare il traffico lì, basta che calcoli questa formula più o meno complicata, ma ho bisogno di fare una simulazione perché la dinamica in qualche modo mi sfugge. La dinamica è fatta da una serie di piccoli elementi, ognuno dei quali è perfettamente comprensibile, ma quello che assolutamente mi sfugge è come questi piccoli elementi rientrano assieme. Da notare che quando io faccio un'analisi di tipo what if, io parto da uno scenario e poi vado effettivamente a vedere che cosa succede. Non sono interessato a trovare in qualche modo una correlazione fra il potrei non trovare una correlazione fra quello che io faccio e il risultato che ottengo, però quello che io faccio, quello che fa l'utente qui, modifica lo scenario, lancia la simulazione, ottiene dei risultati e poi prende le opportune decisioni. Se è in grado di risolvere il problema, bene, se no magari farà un altro tentativo. Gli svantaggi della simulazione sono assolutamente ovvi. La simulazione tendenzialmente richiede molto tempo e molte risorse di calcolo. Il modello non sappiamo quanto possa essere affidabile. Lo scenario che abbiamo messo non sappiamo quanto possa essere significativo. Non abbiamo idea. Tendenzialmente il modello e quello che succede è non ripetibile, quindi non sappiamo come gestire una certa componente di casualità all'interno del modello. D'altra parte, se rimuoviamo la causalità, potremmo trovarci ad avere quello che viene talvolta chiamato come il problema dell'overfitting. Io riesco a tirare fuori una strategia che funziona perfettamente nel mio modello, ma che non appena cambio un piccolissimo punto non funziona più nulla. Per cui io nel mio modello sono riuscito a mettere l'uovo in bilico su una montagna e nel mio modello funzionava, in una situazione reale questo ovviamente non capiterà mai e quindi il mio modello di fatto non è utilizzabile. D'altra parte, se io inserisco una grossa quantità di casualità nelle simulazioni, magari ne faccio più di una, il modello non ho il problema dell'overfitting, però inizio ad avere una serie di risultati che non sono assolutamente ripetibili e quindi ho problemi da un'altra parte. Come fare a simulare? Ma a mano, effettivamente in letteratura si trovano degli esempi di simulazioni fatte a mano, fogli di calcolo, Excel, Numbers o chi vuole, chi si occupa di banche è abituato a fare simulazioni con degli enormi fogli Excel in cui controlla e considera che cosa succede se il tasso sale o scende, eccetera. Esistono linguaggi fatti apposta per la simulazione, esistono pacchetti fatti apposta per fare simulazioni di svariata natura, chiaramente ognuno sarà incentrato su un particolare tipo di simulazione. Oppure, ultima alternativa, usiamo un linguaggio general purpose, come ad esempio Java, e ci costruiamo noi il nostro simulatore. Adesso mi sembra scontato, visto che questo è un corso di Java, che cosa noi andremo a fare. Quindi, obiettivo è essere in grado di scrivere un simulatore a partire da zero in Java. Questo è quello che noi vogliamo portarvi a fare. Secondo noi, tutto sommato, questo è utile per voi, per mettervi nella posizione di come valutare diverse alternative. Quindi essere in grado di, visto un problema, estrarre quelli che sono gli elementi fondamentali, gli elementi che lo caratterizzanti del problema, costruire un simulatore. Solitamente costruire un simulatore è un'operazione abbastanza semplice, e poi provare, e questo permette di arrivare a un livello di comprensione
del sistema solitamente decisamente superiore a quello che uno può ottenere semplicemente guardando le caratteristiche. Ripeto, e questa è una cosa fondamentale, voi avete il vostro modello reale, una parte di questo modello, una parte della realtà voi la capite, ma ci sono pezzi della realtà che ancora in una prima approssimazione possono esservi sfuggiti. Quindi tenete sempre conto la possibilità che voi, che la vostra idea della realtà non sia esattamente, non sia completa. Detto questo, ripresa la vostra idea della realtà, dovete a sua volta distillare un modello utilizzabile per le vostre simulazioni. Quindi ci sono due grosse fasi in cui di semplificazione, in cui tantissime cose vengono buttate via. La prima, quasi involontaria, in cui voi capite qualcosa, e la seconda in cui in modo deliberato decidete di analizzare soltanto alcuni dettagli di questo sistema. Stiamo arrivando quindi a fare il nostro simulatore. Iniziamo a vedere un minimo di tassonomia sui diversi tipi di simulatori. In realtà qui ne proveremo a vedere soltanto uno di un tipo, ma una volta capita l'idea ci si può tranquillamente spostare anche su simulatori diversi. Allora, innanzitutto, io ho a che fare con un problema deterministico o stocastico? Allora, deterministico vuol dire, stocastico vuol dire che ci sono degli elementi che non sono in grado di modellare, fino in fondo. Voltaire diceva che il caso non è altro che la causa nota di una, l'effetto noto di una causa ignota. Quindi il problema filosofico se esistono modelli stocastici di partenza oppure no, non lo so. Certo che talvolta fa comodo immaginare che il nostro modello è stocastico, quindi non andare indietro fino al non andare a modellare tutti i fenomeni, ma dire ok, questo è casuale. Casuale semplicemente perché mi sono rotto e non voglio modellare le cause di alcuni fenomeni. Se io non modello le cause, lo posso considerare casuale. Dall'altra parte abbiamo talvolta dei modelli totalmente deterministici, ma questo non ci vieta di usare la simulazione, tutt'altro, perché io posso avere un modello deterministico però composto da una tale quantità di piccoli elementi che messi tutti assieme io non sono più in grado di calcolare analiticamente che cosa succede. Quindi io sono in grado di capire che cosa fanno tutte le varie parti, sono in grado di simulare che cosa succede, ma pur essendo tutte queste parti deterministiche io non riesco ad arrivare a una sola forma globale che mi dice che cosa sta succedendo. Poi, il modello è statico o dinamico? Io mi posso chiedere se il tempo sia significativo oppure no all'interno del mio sistema. E ultimo, e particolarmente importante, il mio modello è continuo o discreto. Allora, i modelli continui non esistono, perché noi qui stiamo parlando di informatica, quindi l'informatica non è continua, punto. Anche i numeri reali in informatica sono dei numeri discreti, perché fra i vari numeri che io posso rappresentare ci sono dei buchi vuoti in mezzo. Quindi il problema piuttosto è, posso semplicemente immaginare che tutte le cose interessanti avvengano a precisi istanti di tempo e quello che succede in mezzo me ne posso tranquillamente disinteressare, oppure in realtà ha senso andare a vedere che cosa succede istante per istante? Se io cerco di fare la simulazione di un corpo che cade, ad esempio, posso immaginarmi in ogni istante di tempo aggiorno la sua velocità e la sua posizione. Questo è un tipico esempio di un sistema continuo. Io non lo faccio in modo continuo, io prendo il mio tempo e lo vado a spezzare in una serie di intervalli. Però per ognuno di questi intervalli vado a calcolare come il sistema si aggiorna.
Allora, in questo caso io ho un sistema continuo e diciamo il mio quello a cui devo stare attento è di simularlo con una scala dei tempi in modo da non perdere informazioni e in modo da non fare troppi passi inutili, perché se io devo diciamo in qualche modo trasformare questo tempo in un insieme discreto in modo da far sì che il problema sia ancora trattabile senza perdermi nessun avvenimento importante. Dall'altra parte io posso avere un sistema discreto, per cui come quello che vedremo, io sto simulando un ospedale, mi interessa sapere quando un paziente arriva o quando un paziente guarisce. I tempi in mezzo non hanno nessun interesse per me. Io posso congelare il sistema e poi fare un salto in avanti nel tempo fino al prossimo istante in cui succede qualcosa di interessante. Ed è esattamente questo il tipo di simulatore che noi cercheremo di vedere in queste due lezioni. Allora, un sistema ad eventi discreti. Quindi voi potete immaginare di avere la vostra retta dei tempi e sulla retta dei tempi alcuni punti sono in qualche modo significativi perché succede qualcosa. Lo stato del sistema cambia in concomitanza di questi eventi significativi. Tutto quello che succede fra un evento significativo e l'altro posso tranquillamente ignorarlo. Il sistema rimane assolutamente immutato fra un evento e l'altro. Ad esempio, io posso, altro esempio che faremo, posso simulare un affitta macchine. I miei eventi sono: arriva un cliente mi riporta la macchina, ho due eventi fondamentalmente. Quello che succede fra un evento e l'altro non è importante perché lo stato del mio sistema non cambia. Io ho tot macchine, tot persone ed è tutto assolutamente uguale fino a quando non arriva o qualcuno a chiedere una nuova macchina o qualcuno me ne riporta un'altra. Ma in mezzo, fra questi eventi, non ho nessuna necessità di simulare il mio sistema. Quindi, in un sistema a eventi discreti, il tempo, in qualche modo, esiste soltanto in alcuni punti ed è quando succede qualcosa. Quando io ho processato tutto quello che è successo in quell'istante di tempo, posso saltare all'istante di tempo successivo. Il modo per fare questo è quello in cui sono basati i simulatori a eventi discreti, è avere una lista di eventi. Una lista di eventi, questa viene chiamata event list tradizionalmente, però se noi la guardiamo dal punto di vista di Java, in realtà non è una lista di eventi, ma è una coda prioritaria. È una coda prioritaria dove i miei eventi sono ordinati in base al tempo. Per cui in ogni istante l'unica cosa che mi interessa è sapere quando avverrà il prossimo evento, quando avverrà qualcosa la prossima volta. Io posso estrarre da questa coda prioritaria l'evento, processare l'evento, eventualmente generare altri eventi e dopo di ciò non fare nulla e semplicemente limitarmi a estrarre l'evento successivo. Una simulazione a eventi discreti può essere deterministica o stocastica. Come vi ho detto, non ci importa tutto sommato, la differenza è tenue, perché da un lato determinismo non vuol dire che noi sappiamo bene tutto quello che succede senza bisogno di simulare, perché è deterministico sì, ma potrebbe essere talmente complesso che devo fare effettivamente la simulazione per vedere alla fine che cosa ne viene fuori. E di nuovo, passare da una simulazione di tipo deterministica a una di tipo stocastica è una cosa che io posso fare durante il mio processo di modellizzazione. Ci sono dei fenomeni che sono in teoria deterministici, io so esattamente da cosa sono causati, quali sono le leggi che li regolano,
però non c'ho voglia di mettermi a guardarli e simularli in modo corretto, per cui li trasformo in degli eventi, in degli eventi stocastici. E quindi di fatto mi ritrovo con una simulazione stocastica di un evento che in teoria saprei benissimo come funziona. E la struttura di un simulatore, eventi discreti è semplicemente questa. Io ho la mia event list, in qualche modo esterna al simulatore, e poi ho il core, il nucleo della simulazione. Il nucleo della simulazione quello che fa è andare a prendere l'evento che deve essere, quindi il prossimo evento, la prossima cosa che succede. Una volta che ha estratto la prossima cosa che succede, farà al suo interno tutti i suoi calcoli, eventualmente creerà nuovi eventi, che in questo caso verranno sbattuti nella nostra event list, e quando la situazione sia in qualche modo fermata e quando tutte le operazioni sono state fatte, sono in grado, il nostro core sarà in grado di processare l'evento successivo. Quindi, ripeto, event list è il termine che si trova ovunque quando si parla di sistemi a eventi, simulatori, simulazione di eventi discreti, ma non è una lista di eventi, ma una coda prioritaria. Perché l'unica cosa che mi interessa è sapere qual è il prossimo evento. E ogni volta io sono interessato al primo evento della lista, non sono interessato ad altri, o sapere qual è il secondo, qual è il terzo. Il main, ma in realtà abbiamo tante diverse alternative su come gestire la simulazione. Quella che vi faccio vedere io usa il main per gestire gli eventi. Quindi quello che il main fa è iniziare con schedulare una serie di eventi che sono in qualche modo gli eventi, quello che succede nel mondo. Dopo di ciò inizia con la simulazione, con una classe simulazione, finché ci sono eventi chiede, processa l'evento e va avanti in questo modo. Quindi è il main che si preoccupa di chiamare più volte il core della simulazione. Il simulatore si limita a fare un unico passo, e questo unico passo è esattamente quello che avevo fatto vedere, qui. Il core della simulazione si limita a prendere l'evento in cima nella coda degli eventi, lo processa, se serve eventualmente genera altri eventi e poi ha finito. E ritorna il controllo al main. Il main continua a ciclare fino a che esistono eventi. Questa è una possibilità, in realtà possiamo vedere che alcune simulazioni per loro natura terminano, altre simulazioni in realtà no, per cui io posso pensare di fotografare una situazione a un dato istante di tempo per un certo intervallo di tempo, ma non posso aspettare che il sistema si fermi, perché comunque il sistema continua a generare nuovi eventi e continua ad andare avanti. Se sto guardando l'acqua in un tubo, non posso simularla finché c'è acqua, il tutto continuerà per sempre. Ha senso dire la mia simulazione dura un certo tempo. Quindi qui invece di avere un while eventi potrebbe benissimo esserci un fino a che il tempo non è avanzato fino a un certo punto. La lista degli eventi nella sua versione più semplificata è una serie di eventi in ordine di tempo, e devono contenere almeno due informazioni. Le due informazioni sono il tempo a cui l'evento succede e in qualche modo qual è l'evento.
nel mio simulatore, nella mia simulazione, io posso avere eventi di tipo diverso. Ad esempio, se è un ospedale, posso avere un paziente ferito che è arrivato, un paziente ferito che è guarito, un paziente ferito che è morto. Posso avere diversi tipi di eventi e questi genereranno diversi tipi di... devono venire trattati in modi diversi e genereranno nuovi eventi. Per cui, ad esempio, se arriva un paziente, io posso cercare di assegnargli un medico. Se un paziente guarisce o muore, beh, comunque un medico si libera e quindi non ho più bisogno di si rende disponibile per eventualmente aiutare altre persone. Oppure la macchina, io, se un cliente arriva, io gli do una macchina, se un cliente mi restituisce una macchina, io avrò una macchina in più a disposizione. Quindi gli eventi possono essere di tipi diversi. Eventualmente posso anche immaginarmi che ci siano dei dati, delle sorte di parametri all'interno dell'elenco, della lista, della event list. Ripeto, da un certo punto di vista io posso dire che simulo fino a che la coda degli eventi, la lista degli eventi non si svuota completamente, da altre parti, in altri casi, io simulo fino a che non è passato abbastanza tempo. Allora, come faccio a sapere se è passato abbastanza tempo? Beh, il main qui, invece di controllare finché ci sono eventi, continua a gestirlo. Quello che può fare è controlla il timestamp dell'evento corrente o del primo evento disponibile. Se questo è oltre una certa soglia, a quel punto molto semplicemente interrompo la simulazione perché ho superato il periodo di tempo a cui sono interessato. Per calarci un po' di più in Java, ad esempio, una classe evento può avere un enum che mi dice qual è il tipo dell'evento, un long che mi dice qual è l'istante di tempo a cui quell'evento capita, e eventualmente dei dati. Io posso essere interessato ad avere l'evento di tipo 1 con parametro 3. Questo dipende chiaramente se usare un intero, se non usarlo, dipende dalla simulazione, da quello che state cercando di fare. Però diciamo che possiamo aspettarci che un qualche dato sia necessario e quindi metterlo nell'elenco della e quindi metterlo nella nostra classe degli eventi. Beh, molto semplicemente, il costruttore semplicemente si limita ad assegnare. Quello che è importante della classe evento è che io la devo usare all'interno di una coda prioritaria e dovreste ricordare che per poter essere usato in modo efficace dentro una coda prioritaria io ho bisogno di implementare l'interfaccia comparable. Quindi devo essere in grado di dire quando un evento viene prima o dopo un altro evento. Se io uso come timestamp un long, scrivere la comparable è assolutamente banale. Io semplicemente dico che quando devo confrontare fra di loro due eventi, io vado a confrontare fra di loro i tempi. E questo mi risolve tutto. Non è detto che io possa avere delle altre bisogno di fare una cosa diversamente, anche se solitamente gli eventi posso dire di usare veramente quella che in Java è la timestamp per andare a vedere quando avvengono. Il nostro simulatore quello che deve fare è avere al suo interno probabilmente una serie di strutture dati. Quindi in realtà il grosso che io devo fare è
è nello scrivere la routine che processa il mio evento. E la routine che processa l'evento ha bisogno di fare accesso a, diciamo, tutta una serie di strutture dati che descrivono come è la situazione del sistema. Ad esempio, pensiamo alle macchine, io posso avere diversi tipi di macchine e la disponibilità per ognuno di questi diversi tipi di macchine. Per cui macchine di una certa categoria sono a disposizione, o ne ho un certo numero a disposizione, eccetera, eccetera. E se arriva una persona, quello che fanno solitamente quelli che affittano macchine, se arriva un cliente e vuole un'utilitaria, loro sperabilmente hanno un'utilitaria da dargli, ma se non ce l'hanno gli danno una macchina di categoria migliore al prezzo dell'utilitaria. Questa è una cosa sicuramente che non conviene a chi affitta le macchine, però diciamo è un male necessario. Quindi la routine, che comunque la classe che si preoccupa di gestire la simulazione, ha al suo interno tutta una serie di altre strutture dati. Queste strutture dati sono totalmente non visibili all'esterno, perché questa struttura semplicemente si limita a generare eventi, questa classe si limita semplicemente a generare eventi e poi a leggere eventi. Quindi una volta messo in piedi questa struttura, il punto in cui bisogna lavorare è il core, e quindi la routine che gestisce gli esempi, che gestisce gli eventi, perché è lì che in qualche modo voi definite la vostra strategia ed è lì che in qualche modo potete fare i vostri esperimenti. Io quello che vi sto proponendo non è di costruire un programma che vi permetta, magari con un'interfaccia grafica, di vedere che cosa succede se io sposto una cosa piuttosto che un'altra, ma avere un programma, avere un simulatore compile driven. Quindi se voi cambiate idea e vi chiedete: ma se io come strategia per restituire la macchina, invece di restituire la macchina, facessi questo, oppure pensando all'ospedale, se io invece di assegnare il medico al paziente meno grave lo assegno a quello più grave, o qualche altro dettaglio di questo tipo, allora modificate il codice, lo scrivete proprio if allora succede questo e quest'altro, e poi rilanciate la simulazione. Quindi il programma non è in qualche modo un programma che funziona e che vi dà il risultato, è un qualcosa che è uno strumento che voi andate costantemente a modificare, lanciare e vedere il risultato. Allora, il core della... Che ora dobbiamo finire? Come? 5:30? Il core della simulazione avrà fondamentalmente un aspetto di questo tipo, almeno nella quello che avevo provato a fare io. Ho un evento, prendo l'evento dalla mia lista degli eventi, se volete in realtà è una priority queue, quindi estraggo il mio evento dalla coda degli eventi. A questo punto ho un grande switch sul tipo di evento. In base al tipo di evento vado a fare le varie cose. Se mi hanno restituito la macchina andrò a fare alcune cose, se mi hanno chiesto una macchina andrò a fare altre cose. Magari se arriva un cliente e mi chiede la macchina, io vado prima ad aggiornare le macchine che ho a disposizione, vado a vedere se riesco a dargli la macchina che volevo, oppure se devo dargliene una di categoria più alta allo stesso prezzo, e quindi ci sto rimettendo, e vado ad esempio a generare l'evento quando mi riporterà la macchina. Questo può essere un evento casuale, per cui quando arriva un utente e io gli do la macchina, butto anche nella coda degli eventi l'evento che mi riporterà la macchina in una certa data.
oppure quando arriva un paziente io gli assegno un medico e inserisco nella coda degli eventi che questo guarirà dopo un certo tempo e quindi non ha più bisogno del medico. Comunque leggo l'evento, tengo in conto, vedo cosa deve succedere e genero altri eventi. Qui ho messo un default in cui controlliamo che l'evento sia effettivamente uno degli eventi che ero in grado di gestire, perché, ripeto, in questo tipo di programmi, quindi in cui di fatto voi li usate per fare degli esperimenti come veramente come un blocco di appunti su cui scribacchiare qualcosa mentre fate gli esperimenti, è molto facile che si sbagli, dimenticarsi di qualcosa, che si sbagli qualcosa, e quindi va bene, Java ci aiuta decisamente ad evitare degli errori più grossolani, però tutti i controlli che ci vengono in mente è il caso di inserirli, è quello di che l'evento che abbiamo tirato fuori dalla coda sia effettivamente un evento che noi abbiamo previsto, è un controllo importante. Una volta parsificato, una volta diciamo fatto quello che devo fare con l'evento corrente, tendenzialmente vedo se succedono altre cose, perché non è detto che le uniche cose che succedono siano quelle strettamente legate all'evento. Magari il mio sistema, alcuni stati del mio sistema vanno comunque ricalcolati e rivalutati. Questo non mi porta automaticamente ad avere una simulazione di tipo continuo, con il tempo continuo, assolutamente, semplicemente però possono esserci dei fenomeni che nel frattempo sono andati avanti e non erano interessanti vedere che cosa succedeva fra un evento e l'altro, però quando l'evento in concomitanza di un evento ha senso magari aggiornare lo stato del sistema internamente, e a questo punto posso uscire semplicemente dalla routine. Ricordate che questo è così perché nella mia idea è il main che si preoccupa di dire: finché c'è un evento chiamo la process next event, perché ognuno può avere un'idea diversa e farlo in modo diverso. Da qualche parte il controllo sul c'è un prossimo evento va messo, io l'ho messo nel main e quindi qui dentro la process next event posso dare per scontato che un evento ci sia e andare direttamente a rimuoverlo dalla coda. Se fate scelte diverse, avrete bisogno di mettere il controllo da un'altra parte. Estremamente